grazie. Niente. Io mi permetto di leggere due righe di una cosa che poi vi dirò che cos'è, ma che credo sia emblematica di quello che ci aspetta, o probabilmente aspetterà a quelli tra di noi eletti. Ovviamente sono d'accordissimo con Giovanni rispetto all'importanza di avere un consigliere veneziano in regione, visto che l'ultimo più o meno veneziano è stato Causin, quindi nella due legislature, no, ecco sì, appunto più o meno esatto veneziano. Dunque, io vi leggo queste cose perché secondo me sono veramente indicative della tragedia di questa regione, dell'amministrazione decennale di questa regione. Dunque, rifiutiamo la possibilità che il capoluogo della regione venga trasferito a Padova. Ricordiamo che lo scorso anno qualcuno sosteneva l'opportunità di spostarlo Padova, Vicenza e magari Verona, esatto. Non solo Venezia deve essere capoluogo della regione, ma è questa l'occasione che si offrirà alla regione per dare una mano, per conoscere in maniera concreta e contribuire alla risoluzione degli annosi storici problemi di Venezia. E non mi soffermo sui particolari, perché allora dovremo parlare di risanamento edilizio, del porto, delle vicende lagunari. Poi, e io qui vorrei citare un inciso breve dell'UNESCO, il quale dice: adattamento dei tesori del passato ai bisogni materiali e spirituali della vita moderna. E non è possibile per una città essere moderna, cioè vivere, se non si aggiunge alla sua dote storica il prodotto di attività realmente creatrici. Poi, il progetto Venezia, se così vogliamo chiamarlo, deve essere inserito in un processo più vasto di sviluppo e di crescita di tutta la regione, ispirandosi al criterio che la difesa dell'ambiente, dell'equilibrio geologico della laguna vada congiunto allo sviluppo socio-economico di tutto il territorio, specificando la funzione portuale della laguna e, adesso poi lui faceva un inciso, sui compiti della portualità dell'Arco Adriatico. Bene, questo era mio suocero nel 1970 in uno dei primi consigli regionali della neoeletta regione. Dunque, dopo 50 anni, io penso che noi dobbiamo fare in modo di risolvere questi problemi di Venezia, ma che sono i problemi della regione. La regione non può sfruttare Venezia quando gli fa comodo e abbandonarla, come fa regolarmente, sfruttandola dall'altro lato, quindi la sfrutta dalla parte della comunicazione, però fa comodo quando deve andare a battere cassa a Roma. Abbiamo una serie di opportunità che si aprono per le terribili vicende del Covid, sono d'accordissimo con Manente, a maggio sono state utilizzate 224 milioni di ore di cassa integrazione nella provincia di Venezia, una quantità indescrivibile di ore di cassa integrazione, e la proroga degli ammortizzatori sociali, che sicuramente arriverà a fine anno, salverà qualcosa, ma bisogna lavorare perché altrimenti qua la tragedia è imminente. Allora, dicevo, bisogna che la regione si impegni, che noi portiamo in regione le istanze della provincia, della città metropolitana. Sicuramente avendo Baretta sindaco la cosa verrà meglio, secondo me, ma dobbiamo assolutamente lavorare perché questi problemi, che sono veramente di 50 anni fa, questo qui è un volumetto che è stato pubblicato dalla regione 2 anni fa e che raccoglieva i discorsi di Sergio Peruli. Non è possibile che dopo 50 anni i temi siano sempre quelli. Giustamente Jonathan diceva il recupero edilizio, un piano edilizio, Barbieri parlava di consumo del suolo. Siamo la regione con il maggiore consumo del suolo del nord, la media nazionale è 1,75, noi siamo a 2,72. Giavazzi ieri sulla Nuova Venezia diceva, tra l'altro, non pensate che recovery fund lo utilizziamo per riportare in massa i turisti a Venezia, non pensiamo che le crociere possano essere come erano prima, questa industria delle crociere si deve ripensare, sono problemi, ogni settore industriale ha dovuto ripensarsi nella sua storia, si ripenseranno anche i crociere. Non esistono navi da 10.000 passeggeri che pretendono di entrare in laguna e comunque in città. 10.000 passeggeri che vengono scaricati e in città non sono accettabili, neppure se c'è il porto offshore, secondo me.
puoi venire a Venezia, vieni con altri strumenti. E le competenze della regione, concorrenti con lo Stato o specifiche o addirittura quelle che la regione vuole chiedere con l'autonomia, sono fondamentali, perché la tutela del territorio è una competenza regionale, l'istruzione, la formazione e il lavoro con le politiche attive sono una competenza regionale, e l'urbanistica è una competenza regionale, la regione si deve impegnare e assolutamente Venezia rimane, Venezia e la sua provincia rimangono al centro della regione, dobbiamo assolutamente evitare in tutti i modi che qualcuno si inventi di spostare il capoluogo regionale a Verona perché sei più comodo, ma ti vieni in barca. E la stessa cosa, tra l'altro, permettetemi, è una follia, così come è stata una follia della Camera di Commercio, ma infatti i problemi non è che stanno solo da una parte, è un insieme di soggetti istituzionali che non sa cosa potrebbe essere Venezia. La Camera di Commercio ha restaurato popò di edificio in Cale 22 marzo, che poi è stato chiuso perché il suo presidente ha detto sei scomodo. Ma sei matto, ma veramente matto. E anche l'idea di spostare il Consiglio regionale fuori da Venezia, ma non esiste. Venezia è capoluogo, nessuno si sogna di spostare dal centro di Milano il Consiglio regionale della Lombardia, perché è più semplice arrivare in centro a Milano, spiegatemi. Venezia è il capoluogo della regione, deve rimanere il capoluogo della regione, credo che Pigozzo e Francesca Zottis abbiano lavorato benissimo in questa legislatura, bisogna continuare e speriamo che chi avrà la capacità di arrivare ad essere eletto possa portare avanti queste idee. Grazie.